E niente, è finita Croazia, Marocco, niente, terzo posto per la nazionale marocchina, ma quarto posto. Abbiamo perso, finita per ben 2-1. Ma ragazzuoli, intanto, prima che io inizi a dire quel che devo dire in questo di video, anche riguardo alla partita, se vi va, e grazie mille per chi lo farà. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. E grazie mille per chi lo farà. E fatemi sapere la vostra di opinione nei commenti. E grazie, grazie, veramente grazie, grazie. E il grandissimo grazie a chi va. A chi va il grandissimo grazie? Alla nazionale marocchina, al Maghrib, alla nazionale marocchina. Na, grazie di tutto, shokran ale kulshi. Ci avete fatto emozionare, un qualcosa, il tutto indimenticabile resterà, indimenticabile. Abbiamo fatto la storia, semifinale, prima nazionale africana ad arrivare in semifinale. Abbiamo fatto pure una gara in semifinale veramente bella, ma penalizzati dagli infortuni, ma in primis dall'arbitraggio. Mi mancherà veramente tutto. I festeggiamenti dei giocatori, le live da parte dei giocatori, e festeggi da qua, ti guardi un video di qua, un video di là, eccoli qua, eccoli là, lui che balla, lui che fa, mi mancherà veramente tutto, tantissimo, 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 ma di certo un grazie, un grandissimo grazie, perché ci siamo divertiti, emozioni uniche, emozioni indimenticabili, indimenticabili, indelebili. Indelebili, sinceramente, grazie, grazie, grazie. Poi Yassin, che nel post partita ha detto: abbiamo sentito un popolo intero dietro di noi che ci supportava. Dopo la semifinale abbiamo fa fatto fatica a recuperare. Si è visto pienamente oggi. Peccato, volevamo il terzo posto, assolutamente. Ma siamo orgogliosi di dove è arrivato questo Marocco. Siamo veramente super, ma super orgogliosi di tutti voi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, fino a dove siete arrivati. Ma ragazzuoli, intanto, parlando un po' della partita, di certo è stata in complessivo una bella partita. I due gol da parte della Croazia, errore pienamente nostro, in primis Gvardiol, pare il mio, due errori di marcatura, ma il secondo è più l'errore di Essien, di Bono, perché a mio punto di vista, da come ho intercettato, da come ho visto il gol, come è stato fatto, sicuramente Orsi ci ha visto e il portiere era fuori, perché quel gol, a parer mio, è da il gol, come pure l'ha tirato, da portiere fuori. Il portiere era fuori e lui ci ha provato, l'ha angolata, gli ha fatto il tocco leggero e ha segnato. Gli ha segnato, ma rimane il fatto, sinceramente, che è pure il gol di Dari, commentando un po' i primi sei gol. Il gol di Dari è stato veramente bello. Tac, ha beccato terra, poi è entrata. Abbiamo fatto di certo una bella partita. Una bella partita in complessivo. Non è stata chissà che da parte della Croazia, da parte anche del Marocco, ma da parte nostra in primis si sono viste le stanchezze. E Dari, i difensori che hanno giocato oggi, Dari e gli Amir, fuori. Hakimi, Masraoui, in primis Masraoui, infortunati. Hakimi gioca da infortunato, ma comunque in queste ultime è iniziato a salire, ma comunque anche lui gioca sopra un infortunio. Poi a centrocampo, Amrabat, nelle scorse aveva mal di schiena, mal di schiena, e oggi si è visto pure la stanchezza da parte di Amrabat. E Bilal Al-Qannous, si dice così, prima partita da titolare, benvenga. Comunque, poi avanti, Ziyech, En-Nesyri, Buffet, sempre gli stessi. Si è vista veramente la fatica che i ragazzi hanno fatto, sinceramente. A differenza di loro, che a parer mio erano in buona forma fisica, a differenza nostra, sinceramente. Ma le occasioni le abbiamo pienamente avute. Nel secondo tempo, poche occasioni, ma quella di En-Nesyri, dove il portiere Livakovic, come si pronuncia, si era pienamente bloccato, paralizzato. Paralizzato. Ma comunque, è stata una bella partita, sinceramente.
da noi, da parte nostra, non sono viste tante individualità, più che tante giocate dei singoli, perché si vedeva la stanchezza, sinceramente, si vedeva la stanchezza da parte di tutti, in primis da parte di quelli che hanno giocato, di quelli che le hanno giocate tutte da titolari, dal primo secondo, dall'inizio fino ad oggi, ma rimane il fatto, ripeto, orgogliosissimo di questa squadra. Orgogliosissimo per quel che avete fatto, lo ripeterei altre 10.000 volte. E complimenti alla Croazia, perché poi si sono schiacciati pienamente dietro. Che ok, la stanchezza, ma noi ci abbiamo pienamente provato, abbiamo attaccato per bene. Ma io parlo e stavo per concludere il video e non stavo per dire una cosa. Parlo parlo, ma non stavo per dire una cosa. Non stavo per dire una cosa molto 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 importante. E contro la Francia, su Buffel, rigore, niente. Sommellè, rigore e niente. E invece qua, ennesima cazzatona da parte dell'arbitraggio. E in primis, il problema è che ha richiamato il VAR. Ha richiamato il VAR e niente, hanno lasciato scorrere. Hanno lasciato pienamente scorrere. E Nesiri messo giù da, non ricordo chi sinceramente, dal difensore, dal giocatore della Croazia, messo giù. Evidentemente, pacificamente, si vedeva che era calcio di rigore. E no, VAR? No, continua, veramente, ma veramente, osceno. È stato osceno e vergognoso. Rimarrà anche questa nella storia, nel libro, che nella storia, cioè, diciamo, nel libro dove abbiamo inserito la nostra storia, perché abbiamo fatto la storia, ma in questo libro rimarranno le ultime due partite. Non hanno le ultime due partite perché penalizzati dall'arbitraggio e poi ovviamente anche dagli infortuni assolutamente. E niente ragazzuoli, non vorrei aggiungere pienamente nient'altro che chiedervi, fatemi sapere la vostra di opinione nei commenti e sicuramente stavolta farò anche un recap nel parlare un po' del tutto, qualche like. Se volete restare aggiornati seguitemi su Instagram e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. Bravi, bravi, bravi e complimenti alla Croazia. Mi mancherà veramente il tutto. Mi mancherà vedere la nazionale, mi mancherà il mondiale, mancherà veramente sto mondiale. Mancheranno i festeggiamenti, tutto da parte dei nostri giocatori. E niente, e niente, e niente, e niente, ma comunque, sempre, ma sempre, Dima Mehrib. Dima Mehrib. E ragazzuoli, un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio fino alla fine, sempre, ma sempre, lo ripeterò altre 10.000 volte, forza Marocco! E adesso ci vediamo presto, la prossima sarà la Coppa d'Africa per metà gennaio, così. Dai, ciao ciao ragazzuoli, salam alaikum.